amici del Partito del Verde, eccoci qui a parlare ancora di ortensie. Come vedete dietro di me c'è una moltitudine di fiori, questa è una macrofilla e noi siamo abituati appunto a vedere questo cambio di colore, cioè dal rosa all'azzurro. Eccolo qui il fiore azzurro che vedete qui dietro, e questo tante volte è dovuto semplicemente al terreno dove abitate. Ci sono delle zone come la mia, che è una zona sub-prealpina, insomma io abito vicino, proprio sono a pochi chilometri dalle rive del Lago Maggiore, e qui noi abbiamo un pH praticamente perfetto per portare l'ortensia dal rosa all'azzurro. Se non avete una situazione di questo tipo, in un altro video vi ho fatto vedere questo, che è l'azzurrante, si chiama proprio così, porta in breve tempo l'ortensia dal rosa all'azzurro. Anche di questo dopo vi lascio comunque in calce il link per poterlo anche acquistare. Ma quello di cui voglio parlarvi oggi è come un'ortensia può virare nel colore dal rosa all'azzurro e poi dall'azzurro al bordeaux. Qualcuno mi dice: ma cosa stai dicendo Alessandro? Adesso ve lo faccio vedere. Questa è la mia ortensia preferita, ormai avete imparato a conoscerla, è l'ortensia più grande che ho, ed è uno spettacolo perché lei durante tutto l'anno, cioè almeno da quando inizia a fiorire, che è l'inizio di giugno, fino a novembre inoltrato, tante volte fino ai primi di dicembre, lei ci regala colori che continuano a virare. Come vedete qui adesso alle mie spalle c'è ancora qualcosa di azzurro, eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere, ma gli altri fiori come vedete hanno proprio girato la faccia verso il basso. Adesso vi faccio vedere proprio cosa è successo. Allora, questi fiori innanzitutto all'inizio partono che sono di un azzurro tenue, poi diventano quasi blu. Poi a un certo punto, guardate qui, questo è il fiore normale e guardate cosa succede. Il fiore gira proprio sotto, rimane, in questo caso è panna, color panna. Il color panna sotto rimarrà, ma la parte invece che adesso sto toccando, questa, pian piano diventerà bordeaux. Quindi questa pianta, e adesso vi metto anche qualche foto per farvi vedere nel mese di novembre come sarà, diventa uno spettacolo. Uno spettacolo perché prende proprio i colori autunnali. E a questo punto di solito arrivano i commenti che dicono: vabbè, ma dici come si chiama questa pianta? Ahimè, io lo sto chiedendo praticamente a mezzo mondo, perché con tutti i video che giro chiedo sempre se qualcuno mi può dare notizie certe sulla varietà di questa ortensia, e arrivano, vi posso assicurare, mi arrivano decine, centinaia di messaggi, ma non vi è una corrente di pensiero unica, e quindi non posso dirvi qual è il nome perché a tutt'oggi ancora Alessandro non c'è. C'è un nome che mi piace molto, che l'ho adottato, che mi hanno detto che è una macrofilla emotion, e allora io la chiamo così perché emotion, veramente, perché mi emoziona ogni volta che lei appunto va a virare il suo colore. Mi accompagna praticamente per metà dell'anno, perché da giugno a dicembre ho questi colori, e se riuscite a trovarla mettetela in giardino perché è veramente uno spettacolo. Diciamo che io faccio anche qualche talea, più di qualche talea. Se siete fortunati a abitare qui in zona, passate che magari ve la regalo. Io per il momento vi invito a mettere un bel pollice all'insù, spolliciate, fatemi sapere come va con le vostre ortensie, se state sperimentando, se state facendo del taleaggio, insomma, tenetemi aggiornato. Ciao, alla prossima!